Un giorno senti che devi cambiare vita, che non puoi più stare dove stavi, che devi andare, devi essere, devi sperare, devi sentire che la tua vita ha un senso ed è tua, e non soltanto il susseguirsi di cose, di ritmi, di regole che sono di altri, di sogni e desideri di altri, di dolori di altri che diventano i tuoi. Sicuramente l'Amazzonia, nell'immaginario collettivo, è il polmone del mondo, è il senso della natura, del rapporto con le origini, che forse è quello specchio di spazio sulla Terra, uno dei più conosciuti, diciamo così, identificati, che ci dà la sensazione della natura, delle origini, di quello di cui siamo parte, di quello da cui proveniamo, che nelle città sovente si dimentica nella nostra vita quotidiana. All'inizio è impressionante, no? Doversi misurare con questa dimensione qui, che è una dimensione totale della natura, cioè l'Amazzonia è uno dei posti che proprio, non so, almeno a me fanno pensare subito a quello, ma alla grandezza e alla potenza della natura. Quindi all'inizio è strano, è complesso, e poi secondo me si entra a far parte di questo ciclo, che poi è il ciclo da cui veniamo, insomma. Per la storia che voglio raccontare è un punto fondamentale, perché è l'occasione per andare a specchiarsi con queste origini, è l'occasione per capire se ciò che poi l'uomo cosiddetto evoluto ha fatto è coerente con questa origine. Siamo parte di questo, della natura. Però è interessante ricordarsene, insomma, ogni tanto, quando si hanno occasioni così straordinarie.